E adesso la nostra pagina politica, convention bolognese per il Partito Socialista. Riccardo Nencini ha lanciato l'idea di una militanza 2.0, di un nuovo riformismo di sinistra. Vediamo co di cosa si tratta nel servizio di Mariangela Ciavarella. Il futuro possibile si esprime con una rosa, in nome però di quella che Riccardo Nencini ha definito nuova militanza 2.0, una sorta di PDL di sinistra. L'ipotesi di un partito e di una coalizione di partiti riformisti, dove ci sia la doppia tessera, dove si sia molto più attenti ad un legame territoriale che spesso la sinistra ha smarrito, e quindi cercare un ricollegamento con il popolo della sinistra diventa decisivo. Certo, già una volta nel segno di un contenitore di anime correnti, il centro-sinistra ha perso il collante e ha trovato le insidie della trasversalità. La diversità io trovo che sia una ricchezza. Il punto è capire quale disegno per il futuro e in quale nuovo orizzonte vada messa. Se noi continuiamo a parlare, faccio un esempio, di classe operaia genericamente, non cogliamo il nuovo mondo delle povertà, che è fatto di disoccupati, di studenti che non arrivano a fine corso universitario, di professionisti ben laureati ma che non hanno un lavoro da esercitare, ed è a quel mondo del bisogno che la nuova sinistra deve rivolgersi. E allora si riparte dal dialogo e da un rinnovato rapporto con il PD. Cosa si aspetta da questa giornata? Che intanto dal PD venga una dichiarazione di attenzione, che da parte del mondo dei radicali, del mondo degli ambientalisti, ci sia la prosecuzione di un percorso comune. Questi sono i due obiettivi che pensiamo di perseguire. Analisi interna a parte, il Paese ora attende l'esito delle consultazioni. Su questo Nencini sente di essere stato profetico. Ci sono due ipotesi possibili, ma vedo sempre più l'ipotesi grigio-verde di un governo Lega, Di Maio prendere consistenza. 5 mesi fa sostenevo che era possibile una maggioranza grigio-verde in Parlamento. Vedevo molti attorno a me sorridere. Oggi quella maggioranza c'è e potrebbe diventare anche governo dell'Italia.